Questa è la nostra cucina, è un po' stretta ma tutto sommato ci troviamo bene. Questa è la parte dove cuciniamo e questa invece è la parte in cui laviamo. Per quanto riguarda le cose da mangiare, il frigo è totalmente pieno perché abbiamo fatto la spesa da poco. Qua ci sono le cose per la colazione e per gli spuntini pomeridiani. La nostra dispensa con i vari prodotti per, diciamo, per pranzare, per cenare e tutto il resto. Mentre qui abbiamo le buste e poi le cose per apparecchiare, piatti, bicchieri, posate. Questo è il nostro soggiorno, è un pochino piccolo, diciamo un corridoio che usiamo anche per mangiare o per stendere le cose. Dal soggiorno si arriva alle varie camere, qui c'è il bagno. Per quanto riguarda il lavare le cose abbiamo una lavatrice con una domestica che ci aiuta in questo lavoro. Quando siamo arrivati nella casa, all'inizio eravamo soltanto io e Giorgio e quindi ci siamo divisi le camere e nell'attesa di trovare un terzo ragazzo. E alla fine abbiamo trovato Teo, che si è organizzato bene perché è molto ordinato e quindi ha tutto al suo posto e si trova bene. Questa qui a sinistra è la mia stanza, dove vediamo le partite e che usiamo anche per giocare o passare più il tempo, visto che è abbastanza grande. E questa qua invece è un peluche che mi accompagna da quando sono nato e quindi non potevo non portarlo a Roma. Questa invece è la stanza di Giorgio. E questo è Giorgio, che come al solito sta studiando. Questa qua è la stanza più ordinata, perché Giorgio è un ragazzo molto ordinato e quindi ci tiene molto. La casa non è molto grande, ma ci siamo organizzati bene e ci troviamo abbastanza bene. Adesso scusatemi, faccio la pasta sul fornello, quindi devo andare. Ancora un po'.